Buon venerdì a tutti voi. Oggi parliamo di Beautiful e scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate che andranno in onda da domenica 25 ottobre sino a sabato 31, quindi l'ultima settimana del mese. Già vi anticipo che sta per succedere qualcosa di davvero sconvolgente, che penso lo abbiate già letto dal titolo, quindi non ci resta che iniziare. Thomas è un pazzo, ormai questo è chiaro. Il giovane prova però un amore alquanto malato e per questo non riesce a lasciarla andare, nonostante questa sia tornata con Liam. Lui quindi la raggiunge con lo scopo di convincerla a tornare insieme a lui, ma la nostra Hope continua a respingerlo e scappa via. Il tutto accade all'esterno, su una scogliera. Ad assistere alla scena è Brooke, che ovviamente subito corre ad aiutare sua figlia. La Logan, nel tentativo di calmare le acque, dà uno spintone a Thomas che cade giù spaventosamente. Il primo pensiero della donna è quello di aver ucciso il ragazzo. A quel punto arriva Ridge, che subito cerca di soccorrere suo figlio. Il Forrester chiama un'ambulanza e Thomas viene quindi portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sembrano molto critiche. Intanto, la notizia di quanto successo inizia ad espandersi, ma nessuno riesce a capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Poco dopo, tutti scoprono che a spintonare il giovane è stata proprio Brooke. Ridge, ovviamente, dal canto suo, prova a capire come mai sua moglie abbia commesso un atto simile. Così parla con Hope, perché convinto che Thomas volesse aggredirla. Hope però gli dice che non è così, che secondo lei il suo ormai ex marito non aveva intenzione di farle del male, ma anzi sembrava avere solamente intenzione di scusarsi con lei per la storia di Beth. Le cose così si complicano ancora di più. Mentre tutto questo accade, c'è un'altra persona che attraversa un momento a dir poco terribile. Si tratta di Flo, che dopo la denuncia viene arrestata. Sua madre non riesce a capacitarsene e cerca di aiutarla. Shauna così decide di rivolgersi a Quinn, la sua migliore amica, e le chiede di trovarle un buon avvocato che aiuti sua figlia ad uscire di prigione e che non la faccia marcire lì dentro. Dopo aver parlato con Hope, Regis discute con Brooke. Tra i due le cose si mettono davvero male, anche perché la Logan dice chiaro e tondo che non vuole che Thomas si avvicini più a sua figlia. Deve lasciarla in pace una volta per tutte. Ridge ovviamente non è dello stesso parere e difende suo figlio. Insomma, tra moglie e marito si accende una grossa lite. Intanto iniziano le indagini su quanto accaduto a Thomas, ma c'è qualcosa che non va, che non piace per niente a Ridge, che finisce col scagliarsi anche contro il detective. Insomma, la figura di Thomas non è proprio sotto una buona luce e ciò scatena una grande rabbia in suo padre. Quinn ascolta Shauna e si convince ad aiutare Flo, non soltanto legalmente. La donna parla con suo figlio Wyatt di quanto accaduto e gli chiede di perdonare la ragazza. Il fratello di Liam ascolterà sua madre? Bene, e anche con le anticipazioni di Beautiful per oggi ci fermiamo qui. Io vi auguro di trascorrere un buon fine settimana e come sempre, noi ci sentiamo presto.